TG News segue la campagna elettorale del Comune di Sturno, oramai giunta alla fine. Siamo con il candidato Aurelio Cangero che si presenta con la lista del Sole e gli chiediamo che campagna elettorale è stata. Una campagna elettorale viziata da un po' di veleni, perché i candidati avversari sono andati nelle case della gente a dire che il comune di Sturno è in dissesto finanziario. Una mega bufala, una mega balla, una grande bugia, perché come abbiamo dimostrato con la chiusura dell'ultimo conto consuntivo, abbiamo chiuso con un avanzo di 50.000 euro, con un fondo di cassa di 700.000 euro e avanziamo ancora dalla regione Campania circa 800.000 euro. Una campagna elettorale che ormai è in dirittura di arrivo, che ha visto contrapposti due schieramenti. Il nostro, costituito da un gruppo solido, compatto, ben affiatato, pulito e onesto. Dall'altra parte ci sono candidati provenienti da storie completamente diverse, che si sono aggregati, che si sono messi insieme per convenienza e non per convinzione, e sono convinto che saranno destinati a sciogliersi, a dividersi dinanzi alle prime difficoltà. Chiediamo al candidato un appello al voto ai suoi concittadini, l'ultimo appello prima del voto. Prima del gong finale mi rivolgo ai miei amati concittadini e chiedo loro di conferirci nuovamente fiducia. Contribuite alla nostra ennesima vittoria, perché la nostra storia, il nostro passato sono garanzia di affidabilità, di stabilità, di progresso e di civiltà. E allora mi piace sottolineare che il voto è certamente la parte più nobile della campagna elettorale, perché rappresenta l'affetto, la stima, le emozioni da trasferire al proprio candidato. E allora, cari concittadini, fidatevi e affidatevi a persone come le nostre, che non hanno mai disatteso le vostre aspettative. E io sono certo che il 25 maggio continuerà a brillare sempre più forte il nostro amato caro Sole. TG News seguirà l'esito del voto nel comune di Sturno.